Allora ragazzi, non è che ho smesso di vivere in van. Sto passando molto più tempo anche in una casa normale, ma casa mia rimane sempre il mio van perché è la mia scelta di vita e ho deciso di vivere così. E come la mia compagna ha la sua di casa, io ho la mia di casa. Ogni tanto lei mi ospita a casa sua. E ogni tanto io la ospito a casa mia, soltanto che la casa mia ha le ruote e quindi ce la portiamo dove ci pare. Come molti già sanno, io abitando in Trentino, lavoro a Trento e mi sposto circa massimo di una mezz'oretta dalla città. L'ultimo periodo è stato un periodo abbastanza importante a livello economico, perché il gasolio era arrivato a cifre molto alte e come sapete io ho i pannelli solari, però nel periodo invernale il pannello solare fa ben poco e quindi la corrente l'ho sempre prodotta con il gasolio e con lo Sterling Power. Calcolate che in inverno qua in Trentino io spendo circa, fra spostamenti e riscaldamento con doccia eccetera e acqua calda e appunto 20 gradi sempre costanti, perché io ho sempre 20 gradi in van, e io circa 100 euro a settimana li spendevo col gasolio a cifre normali. Ovviamente quando il gasolio è quasi raddoppiato e 100 euro a settimana non bastavano assolutamente più e iniziava a diventare veramente costosa. La van life non è economica sicuramente dal mio punto di vista. Comunque vi faccio vedere dove sono questa sera. Allora, casa, finestra aperta, telefono sotto carica scarichissimo, lampada per le mosche accesa perché si è riempito dei moscerini quando mi sono parcheggiato qua. Comunque questa è la location di questa sera, è una delle mie location preferite, una delle tante mie location preferite, e magari chi è della zona capisce dove sono, chi non è della zona non chiedetemi dove sono perché non ve lo dirò mai. Comunque panorama di solito ci sono anche le caprette, adesso forse è ancora presto, non c'è abbastanza erba da dargli da mangiare, ma quello che mi piace far vedere qua su questo canale e sui miei canali social è il fatto che semplicemente, anche se vivi a Trento e tanti dicono: "Oh sì, ho visto", veramente ho visto sui commenti dell'articolo che mi hanno fatto sulla Voce del Trentino, tanti che dicevano che ero sicuramente uno tipo la Elettra Lamborghini o l'Apo Elcam o che cavolo altro mega riccone che hanno nominato, e perché la gente non riesce a mettersi nella testa che questa cosa che sto facendo io è fattibile per tutti, solamente che devi rinunciare a tanto. E io non sono un figlio di papà, io il furgone lo sto pagando a rate e non ho problemi a dirlo che lo sto pagando a rate. E al posto di pagare un affitto, perché la rata è molto importante, al posto di pagare un affitto pago il furgone. Ma avere un furgone del genere, soprattutto in Trentino Alto Adige, ti dà la possibilità, spostandoti veramente di poco, di goderti una natura bellissima. Cioè, guardate io dove sono adesso. Sono a 20 minuti da Trento. È possibile, però, appunto, bisogna rinunciare. Certo, non hai più il tuo appartamento con tutte le tue cose. Non puoi, come ogni tanto ci siamo messi lì a fare con la mia compagna, non puoi dire: "Facciamo un puzzle da 1000 pezzi perché non sappiamo cosa fare". Qua dentro non lo fai. Non puoi dire: "Mi compro un altro paio di scarpe perché sono in offerta, intanto le tengo lì". No, qua non le tieni lì. Però in cambio hai la libertà, devi scegliere. Ma non è che uno è un figlio di papà perché vive in un van, anche se è un van costoso. E a proposito del discorso van costoso, ancora dallo scherzo del 1º aprile, dove ho detto che lo vendevo a 22.000 euro trattabili, c'è ancora gente che mi scrive delle email. Io penso che se uno avesse voluto truffare tutte queste persone dicendogli: "Dai, dammi un acconto di 500 euro, di 1000 euro perché
sono in tanti che lo vogliono e te lo blocco per te. Io penso che in un giorno avrei fatto un 20-25 mila euro. Non sto scherzando. Di persone che credevano che un furgone così qualcuno lo dà via a 22 mila euro. È per quello che vi fregano su internet. Perché ci cascate? Perché un furgone così, caspita, nuovo adesso, attualmente, costa sulle 70 mila euro, quasi 65-70. E con neanche 2 anni di vita, come fa uno a venderlo a 25 mila? Perché ci cascate? Però è brutto perché vi fregano. Comunque, ecco, adesso andiamo dentro, ci facciamo la cena, anche perché inizia a fare un po' freddo e sto perdendo la voce. E niente, volevo solamente condividere questa serata con voi, qua in Trentino, e farvi capire che non serve essere chissà chi per vivere in questo modo. Solamente che devi essere pronto a dire ok, da adesso rinuncio a tutto, vendo quello che ho, rinuncio a tutto, mi compro un furgone e vado a vivere così. Adesso che è primavera, è bello. L'inverno è inverno, soprattutto qua. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned. Allora, questo, esattamente questo posto qua, è il posto dove, e l'ultima volta che sono venuto qua è stata proprio quella volta lì, quella volta dove sono stato male. E chi mi segue su Instagram se lo ricorda, su YouTube non avevo sicuramente fatto dei video, anzi avevo spiegato addirittura anche su Instagram il giorno dopo cosa mi era successo. Per errore quella volta probabilmente ho mangiato dei wurstel andati a male e quella notte sono stato veramente veramente male qua. Quell'evento lì mi ha scosso tanto perché mi ha fatto capire quanto ero solo. Anche se mi seguono tantissime persone, però, e anche se i miei genitori, tu, cioè, amici, tu, però, in quel momento lì, in questo posto qua, un posto bellissimo, tutto quello che vuoi, ma quando che sono le 2 di notte e inizi a stare male, e stai male per tutta la notte, e per poi altri 2 giorni, perché sono rimasto qua 2 giorni, quello mi ha fatto capire quanto era importante anche semplicemente una persona che ti portasse il termometro per misurarti la febbre. E ecco, niente, volevo condividere con voi questo pensiero perché questo posto mi ha fatto capire, dopo quasi 2 anni di van life, che sia tutto bello e di non avere un piccolo crampo di mal di pancia perché sei da solo. Mi sono fatto sta tagliata che è la fine del mondo. Potenzialmente lì c'è un posto dove hanno acceso un fuoco. Io non lo accenderei mai sotto dei larici un fuoco. Però potenzialmente qua la mia griglietta carbonella ci starebbe anche bene, a dire la verità. Quindi chissà, magari se una di queste sere mi accendo anche una griglia, mi faccio un po' di carne alla griglia così la sera. Cena finita, però. Vuoi mettere, finirti di bere il tuo bicchiere di vino? Qua, c'è questa. Un po' più isolata questa. Qua così, tac. Tac. Il tuo furgone lì. Casa tua lì. È come dire. È come dire quando sei in casa e stai mangiando in cucina.
E poi quando hai finito di mangiare in cucina c'è ancora lì un po' di vino e dici vabbè vado in soggiorno, mi butto un attimo sul divano, accendo la TV e finisco di bermi il bicchiere di vino. Ecco, io sono andato sul mio divano e adesso mi finisco il bicchiere di vino. You know you'll have a good time wherever you're.